Ok, allora io volevo affrontare due cose in realtà. Lei, lui, mi scusi. Cos'è, scusi, l'11 marzo? No, mi scusi. L'11 marzo nulla, forse. No, vedere. Ok. Io fu a pace il clone bazzo su. Ok, allora. I due argomenti che voglio affrontare sono questi, siamo sempre nell'ambito appunto della preparazione a una Torah, che come ho detto alla prima lezione è fondamentale. È fondamentale, talmente fondamentale, ripeto quello che dice Shimshon Ephraim Hirsch, visto che l'ultima volta che ne parliamo a questo punto lo diciamo, Shimshon Ephraim Hirsch dice che in realtà noi festeggiamo a Shavuot la preparazione del Matan Torah, non è il Matan Torah stesso. Hirsch si basa su un passo del Talmud, in cui si discute su quando il popolo ebraico ha ricevuto la Torah. Cioè, è una cosa molto complicata, non dico qual è il problema, su cosa si discute, ma alla fine il passo del Talmud arriva alla conclusione che il popolo ebraico riceve la Torah il 7 di Sivan, mentre noi festeggiamo il 6 di Sivan. Perché? Perché Mosè avrebbe aggiunto un giorno di preparazione, un giorno in più, quindi noi abbiamo ricevuto un giorno dopo. E a questo punto io ci chiedo, vabbè, allora cosa festeggiamo Shavuot? Se non è il giorno del Matan Torah, che cosa festeggiamo? La risposta che dà è la fine del periodo di preparazione. Del periodo Di preparazione. La fine del periodo di preparazione è talmente importante che noi festeggiamo. E su questo concetto ci torneremo dopo. Allora, io volevo cominciare con un verso che riguarda sempre la preparazione, che guarda probabilmente l'elemento fondamentale per quanto riguarda la preparazione Matan Torah, l'abbiamo lasciato alla fine, l'elemento fondamentale. Ne abbiamo un po' parlato e accennato, però vorrei ritornarci su. Allora, c'è un verso che dice che non si trova in questa parasha, si trova in Devarim, che dice questo: Rak ishamer lecha ushmor nafshecham, me'od pen tishkach et ha-devarim ha'ele asher ra'u anecha. פן יסורו מלבביך כל ימי חייך. והודתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בכל לב. Allora, stai molto attento a non dimenticare le cose che hanno visto i tuoi occhi, affinché non si stacchino dal tuo cuore tutti i giorni della tua vita. Per cose che hanno visto i tuoi occhi si intende il Ma'amad Har Sinai, si intende quello che è successo durante il Ma'amad Har Sinai. Quello che è successo intendo i tuoni, i lampi, tutte le cose straordinarie che sono successe. Veodatan, Levanecho, Levanecho, le farete mostrare ai tuoi figli e ai figli dei tuoi figli il giorno in cui sei stato davanti a Dio, presentato sul tuo Dio, Becholev, sul Sinai. Ok? Che cosa vuol dire questo? Come interpreta questo divieto di dimenticare? Allora, attenzione, questo divieto di dimenticare, abbiamo c'è una mitzvah di ricordare il Ma'amad Har Sinai. Però c'è una cosa strana, non lo facciamo. Ok, noi abbiamo anche la mitzvah di ricordare l'eresia di Mitzrayim. È altro che se la ricordiamo, facciamo altro che ricordarla. Continuamente, è un'ossessione. Non facciamo altro che ricordare l'eresia di Mitzrayim. Qui abbiamo un passo specifico, preciso, che ti dice che non devi dimenticarla. Quando? C'è un passo, c'è un momento, c'è una occasione in cui noi ci dedichiamo al ricordo del Ma'amad Har Sinai. Dovremmo, ogni giorno avere un momento di ricordo del Ma'amad Har Sinai, dove come abbiamo il ricordo della Yetziat Mitzrayim. Com'è che invece questa cosa non c'è? Questa è una delle domande. E
C'è un'altra cosa che può essere una risposta a questa domanda, ma che in realtà è un'altra domanda, ed è questo. Questo verso viene ricordato, questo verso del non dimenticare, del divieto di dimenticare, è molto simile al verso su Amalek, viene ricordato in un passo del Pirkei Avot. Passo del Pirkei Avot in cui dice, attenzione, di che una persona che dimentica ciò che ha studiato, mitchayev ben asho, è passibile di pena, di morte. Okay. Non deve dimenticare, non bisogna dimenticare niente. Domanda, il verso non dice questo. Il verso citato è questo, ma il verso non dice questo. Il verso non dice di non dimenticare quello che si studia, il verso dice di non dimenticare il Mamma del Sinai, non quello che si studia. E allora, com'è che il verso, viene trasformato? Andate a vedere il passo di Pirkei Avot, è abbastanza impressionante, perché dice una cosa e cita un verso che non dice quella cosa. Quindi il passo di Pirkei Avot sembra dire una cosa e il testo dice un'altra cosa. Evidentemente chi l'ha citato pensa che dica quella cosa lì, ma allora a quel punto dobbiamo capire che vuol dire. Ok? Ok, che vuol dire? Che vuol dire non dimenticare? Che cosa non dobbiamo dimenticare? Cosa vuol dire non dimenticare? Lo spiega il Talmud, Masechet Berachot. Ok, allora, cita il verso, Detania, Vadatan, Levadecha, Levanecha, Uptir Batre, Yom, Asher Amarta, Lefne, Lorecha, Hashem, Lorecha, Bechoret, esattamente il verso che abbiamo citato prima. E dice questo: Male alam be'ema be'ira beretet uzia, afkan be'ema be'ira beretet uzia. Come lì, cioè il momento della Mamma del Sinai, con timore, con, non so cosa sono dei sinonimi in realtà, con paura, con timore, con tremore e con sudore, anche qui, con paura, con timore, con tremore, con sudore. Mm. Ok, allora cosa vuol dire ricordare il Mamma del Sinai? Vuol dire ricordare il timore, ricordare il timore che si provava in quel momento. Attenzione, il timore è un timore molto forte, il Midrash racconta che gli ebrei quando sentono la voce di Dio, i tuoni, i lampi, eccetera, eccetera, presentano la voce di Dio, fanno un salto all'indietro, scappano, insomma, scappano per 12 miglia, questa è la cosa, e i Malachea Sharet li spingono, li riportano indietro perché stavano scappando. So, c'è proprio timore, va bene? Timore. Vabbè, qui c'è paura, c'è timore. Però attenzione, tutto questo è ovvio che si prova in quel momento, vabbè, in quel momento davanti a, basta anche poco, bastano i tuoi lampi per farci paura, va bene, la cosa, una battuta, la citazione proprio non da Torah, infinito easy, cioè, non c'è bisogno che mi torturi, non basta che mi dico forse ti torturerò, e io parlo. Noi possiamo capire benissimo, se essendo cuore di leone riusciamo a capire benissimo che abbiamo paura, va bene? Allora, però la domanda è questa, la domanda è che non è che ci viene detto quello è successo. Quello è successo e quello deve succedere. Questo è quello che ci viene detto. Ci viene detto che quello che è successo è quello che ti deve accompagnare poi nella tua vita e in particolare nel tuo studio di Torah. Nello studiare Torah devi essere accompagnato da questo timore, tremore, sudore. Ok. Perché una cosa del genere? Perché deve essere così pesante la faccenda, insomma? Perché non deve essere una cosa così?
leggera e divertente. Attenzione, attenzione, questo, questo è chiaro. Adesso vi citerò un passo del Ramchal. Ramchal quello che dice, attenzione, deve essere una cosa assolutamente non leggera, ma questo non significa che non possa essere divertente. Ramchal dice, non è detto che il timore non si associa alla gioia, non è affatto detto che le due cose non vadano insieme, e cita un famoso verso di Tehillim che dice, Vegillu birada, e siate felici con tremore. Okay. Gioite con tremore, questo è il verso bellissimo che mette insieme le due cose, gioire con tremore. Cioè mai gioire completamente? Completamente, con tremore si gioisce completamente. Tremore. E invece no, questo è quello che vuol dire Ramchal, poi vedremo perché lo dice. Attenzione, gioite con tremore secondo Ramchal è la gioia più grande, non è affatto una gioia parziale. Attenzione, questa è l'interpretazione classica di quel verso. L'interpretazione classica di quel verso è Ghilu Birada, gioite con tremore, vuol dire la gioia non può mai essere completa. Questa è la citazione che citava la signora Cassa. Certamente può essere quella l'interpretazione, e esiste questa interpretazione. Okay? L'interpretazione è il fatto che noi non possiamo gioire mai completamente perché insomma, ci sono motivi di tristezza. Noi in ogni nostra gioia mettiamo la tristezza, ok? In ogni nostra gioia dobbiamo ricordarci che è stato distrutto il tempio. Certo, in ogni nostra gioia c'è la tristezza, il matrimonio, la costruzione di una casa. Noi dobbiamo lasciare una parte non intonacata della casa, quindi una parte non costruita. Quindi, questo c'è, sicuramente questa è un'interpretazione, però questa non è l'interpretazione che dobbiamo fare. A caso quello che Ghilu non dice questo, dice un'altra cosa, e adesso vedremo di capirlo. Però per capirla a questo punto ce lo vediamo insieme. Ok. Allora, Ramchal da questo, quello che vi leggo, è preso da Derech Hashem, che non è il libro più noto di Ramchal, il libro più noto di Ramchal è la Messia di Sharim, questo è Derech Hashem, vuol dire la strada di Dio. Allora, lui dice questo, le condizioni che devono accompagnare lo studio della Torah è il timore nello studio. Perché chi col kochà shel Torah, tutta la forza della Torah, non è altro che nel fatto che Dio ha legato alla Torah la sua influenza. La sua influenza è stata legata alla Torah. Allora, qual è la forza della Torah? La forza della Torah è il legame con Kadosh Baruch. Questa è la forza della Torah. Perché se non è questa la forza della Torah, parlare di Torah sarebbe parlare come parlare di altre cose, di altre chokhmot, di altre sapienze, di altre cose che si possono studiare, che possono aggiungere conoscenza, attenzione, ma che non ti danno niente dal punto di vista del legame con Dio. La grandezza della Torah non è che è un grande libro di conoscenza, non è che è un grande libro di sapienza, ce ne sono altri, questo è quello che dice Ramchal. Attenzione, Ramchal dice, non ci illudiamo, non è l'unico libro di sapienza che esiste al mondo, non è l'unico libro che dà grandi conoscenze, sicuramente è un libro che dà conoscenza, su questo non ci sono dubbi, e queste le avrai comunque, ma questa non è la forza della Torah, la forza della Torah è che è data da Dio, questa è la forza della Torah. La forza della Torah è questa. Ora, se io studio Torah senza timore, vuol dire che io studio Torah senza legame con Dio. Perché se io veramente penso che questo, che quello che sto studiando, è qualcosa che deriva direttamente da Dio, che in questo momento io sto ricevendo, è come se stessi ricevendo la Torah sul Monte Sinai, avrei timore. Il fatto che lo studi come studio un altro libro è perché questo timore non c'è. Ma questo vuol dire che in realtà io non lo sto legando a Dio. E questo, attenzione, significa che in realtà quella influenza da Dio non arriva. Ora, questa cosa la dice in maniera straordinaria, secondo me,
un grande maestro, un altro grande maestro del ebraismo italiano, un grande maestro del ebraismo italiano, anche se gli italiani l'hanno trattato malissimo, è stato scomunicato, è successo di tutti i colori. Va bene? Un altro grande maestro del ebraismo italiano precedente a Ramchal lo dice in un commento a un libro notissimo che è il Pirkei Avot. Nel Pirkei Avot, Rabbi Ovadia Ibertinolo, grande commentatore, il più importante commentatore della Mishnah, che okay? Ovadia Ibertinolo, Bartenura, forse lo conosci come Bartenura, ha visto il vino. Allora, ok, va bene, si chiama Bertinolo, ma si dovrebbe chiamare Bertinolo, e poi come si pronuncia una cosa non è sempre più semplice. Ok, comunque, Abbiamo detto Bertinolo è quello che era Rashi per la Torah, ok? Bertinolo per la Mishnah è quello che era Rashi per la Torah, quindi è un personaggio molto importante. Sull'inizio del Pirkei Avot si pone una domanda. La domanda è questa. La Pirkei Avot comincia in questo modo. Moshe kibbel Torah mi Sinai. Moshe ha ricevuto la Torah dal Sinai. Beh, notizia interessante, ma ok, bisogna a parte chiedersi che bisogna dirlo, ma a parte questo dice, vabbè, questo inizio, detto così, Moshe ricevette la Torah del Sinai, la trasmise Yoshua, Yoshua la trasmise ai profeti, i profeti agli anziani, gli anziani la trasmisero agli uomini della grande assemblea, è una specie di introduzione alla Mishnah. Ok, è un'introduzione. Beh, così comincio parlando di come si ricevuto la Torah, molto evidentemente quel passo non parla tanto della Torah scritta quanto della Torah orale, quindi è una buona introduzione alla Mishnah. Domanda di Bertinoro, dove si mettono le introduzioni? All'inizio. E invece questa è in mezzo. Questa è un'introduzione che noi troviamo in mezzo alla Mishnah. La Mishnah comincia con Massacro per la foto, questa cosa non c'è scritta. A un certo punto, quando arriviamo al Pirkei Avot, a questo punto c'è questa roba qui. Domanda, ma che senso ha mettere l'introduzione in mezzo? Perché l'introduzione la mettono qui? Perché questa cosa viene detta qui, non viene detta all'inizio della Mishnah? Vogliamo dire una cosa del ministro, la dicano all'inizio della Mishnah. Risposta di Bertinolo, perché all'inizio della Mishnah non c'è bisogno di dirlo, qui c'è bisogno di dirlo. Perché? Perché il Pirkei Avot sono Chochmot, è un libro di sapienza, di morale, di etica, cose simili a quelle dette nel Pirkei Avot sono state dette da altri, e lui si riferisce in particolare alla cultura greca. Tutte cose che sono state dette da altri. E allora, qual è la differenza? Una sola. Queste vengono dal Sinai, quelle non vengono dal Sinai. La differenza è chi le ha date. Ok, la differenza è chi le ha date. La differenza è che attraverso queste ti colleghi all'esperienza del Sinai, mentre attraverso quelle non ti colleghi all'esperienza del Sinai. Ok? Questa è la differenza. Questa, secondo Bertinolo, qualcosa di molto simile, dice Ramchal. Ramchal dice il problema, la Torah, la grandezza della Torah è la Shfar, è l'influenza divina che c'è nella Torah e che viene trasmessa dalla Torah. Io posso collegarmi con questa influenza divina se mi collego mentalmente, psicologicamente a quel tipo di esperienza. Se non riesco a collegarmi a quel tipo di esperienza, se per me la Torah è un libro di Chochmah, acquisterò Chochmah e basta, ed è chiuso lì. La faccenda però si chiude lì. La Torah non sarà la Torah di Hashem. La Torah non sarà quello, sarà qualcos'altro. Sarà Chochmah. Questo spiega secondo Ramchal, non secondo Ramchal, questo spiega secondo Rabbi Chaim di Volozhin. Secondo Rabbi Chaim di Volozhin spiega anche perché si dice che quel passo, quello che vi ho citato prima, ha detto che il Pirkei Avot dice non dimenticare le parole, non dimenticare lo studio, mentre il verso che cita riguarda il Mamma del Sinai. Che senso ha una cosa del genere?
E lui dice, beh, sai quando è che non dimentichi lo studio? Quando è talmente importante che non lo puoi dimenticare. Quando è che tu non dimentichi? Tu non dimentichi quando consideri questa cosa fondamentale, quando consideri questa cosa vitale. Però devi riuscire a arrivare a considerare vitale, se no lo dimentichi. Se no lo studio lo dimentichi. Lo studio è fatale che tu lo dimentichi. Tu riesci a non dimenticare qualcosa quando questa qualcosa è per te vitale. Quando tu non ti dimentichi dove hai messo un tesoro, perché ci tieni al tesoro. Ok? Ti dimentichi altre cose. La dimenticanza spesso dipende dall'importanza che dai alle cose, dal fatto che questa cosa sia fondamentale o meno fondamentale. Scusi, volevo chiedere una cosa. Sì. Non si può dimenticare, vabbè, non dobbiamo dimenticare. Ma se uno dimentica, io mi dimentico tutto, vado all'inferno. Il diritto all'oblio, non ricordo, si va all'inferno. E invece dell'inferno un'altra cosa, io dico per dire. Allora, scusate. Allora, io ho fatto quella citazione, non l'ho fatta, non ho dato alla HOP. La HOP per quanto riguarda quella citazione, però la domanda se la pongono anche i commentatori del Picchiavot, anzi poi il Picchiavot stesso dice questo vuol dire che ogni volta che dimentichiamo qualcosa ci ammazziamo. La risposta è no, a meno che tu non voglia dimenticarla. Tu non la tolga da te stesso, non lo faccia apposta a dimenticare. Soltanto in quel caso. Cioè, se io non voglio la Torah e la dimentico. La dimentico perché voglio strapparla. Allora quella è colpa mia. Quella è colpa. Meno male, se mi sentivo già sulla via. Ho capito. Però scusatemi. Va bene. Però tentiamo un po' di capire quello che diceva Amchal. Amchal, qui ci deve essere una cosa, credo fondamentale. La differenza fra Torah e Chokhmah. Ok? La Torah è la Torah min ha-shamayim, è la Torah data da Dio. La Chokhmah sono tante Chokhmot. E poi anche la Chokhmah, anche la Torah può essere Chokhmah. Ok? La Torah può essere una sapienza, ok? Ce ne sono tante di sapienze, la Torah è una delle tante sapienze. La Torah può essere Torah. Ok? È quello che dice il Talmud, io sono in tre parole, e dice questo. Il Talmud dice, se ti dicono che c'è Torah Bagoim al Talmud, sì, che c'è Torah fra i popoli, fra gli altri, non ci credono. Se ti dicono che c'è Chokhmah Bagoim, se ti dicono che c'è Chokhmah fra i popoli, credici. Attenzione, questo vuol dire che anche la Torah che c'è fra i popoli è Chokhmah. Ok? Questo in realtà sta dicendo il Talmud, che questo non è scritto, nessuno che un non ebreo possa studiare Torah, però l'ebreo che studia Torah studia Chokhmah, in realtà non sta studiando Torah, come la intendo, perché Torah significa non è tanto quello che studi, non è solo quello che studi, ma quello che ci investi psicologicamente, mentalmente, emotivamente, eccetera, eccetera. L'investimento emotivo che ci metti, quella è Torah, quella è Torah. E la Chokhmah, attenzione, la Chokhmah c'è e la Chokhmah è importante, anche quella è importante, però non è Torah. C'è un'altra cosa, Yonhal si nota però che c'è una contraddizione a tutto quello che ha detto. La contraddizione è questa. Se vedi, c'è un passo del Talmud che dice che se vedi uno che Merovale, che si comporta malissimo, persona che si comporta male, portalo a studiare Torah. Ok, quello che si comporta male non la studierà con il timore, il tremore, il sudore, eccetera. Ok, va bene, convinto. Perché Amma Osheba, la luce che è in essa lo riporterà al bene. Ora, questa è in aperta contraddizione a quello che ho detto prima, in realtà. Ok?
sembra una perdita contraddizione. Achal dice sì, perché la Torah ha questo potere. La Torah è come, allora, è come un tubo attraverso cui, attraverso il quale passa la Ashpa di Dio, attraverso il quale passa il, l'influenza divina, la luce divina. Ora, sì, da una parte io devo voler prendere quell'influenza se non la prendo, d'altra parte qualcosa mi rimane comunque attaccato. Qualcosa, anche se la studio come forma, anche se non ho questo atteggiamento, qualcosa mi rimane comunque attaccato. Questa è l'idea di Rochal. Quindi, da una parte io sto studiando Chokmah, non sto studiando Torah, d'altra parte qualcosa mi rimane attaccato. Altra cosa, che vuol dire studiare, studiare Torah con timore? Con timore. Cosa vuol dire studiare Torah con timore? Il Rebbe Chaim Friedlander cita un altro passo del Pirkei Avot, che dice questo: Yossi ben Yezer omer, yei betcha bet va'al lachachamim, che la tua casa sia una casa di riunione di chachamim. Che cosa sta dicendo qui? Beh, qui sta dicendo una cosa importante nella tradizione ebraica, che in realtà si impara in vari modi, che non si impara soltanto studiando, che si impara per esempio con quello che si chiama shmush, il frequentare la persona, frequentare un chacham ti fa imparare, come dicono che a volte si impara di più dalla frequentazione di quanto si impari dallo studio. Si impara su che cose, forte esempi anche piuttosto imbarazzanti, però lasciamo perdere, ok, le cose che imparavano, andavano molto sul pesante, va bene, però insomma imparavano, va bene, si impara, questo è Betrada, dopodiché dici qualcos'altro quel passo. Dice anche Ave mitabek beafaga glam, devi impolverarti alla polvere dei loro piedi. Allora, che cosa sta dicendo qui? Sta dicendo che un chacham, non chacham, devo studiare, devo imparare dal suo, dal fatto che, da come si allaccia le scarpe, come dice il Talmud, devo imparare, no, un po' di mocassini, devo imparare da altre cose, devo imparare da altre cose, devo studiare, però con che atteggiamento devo studiare? Vabbè, mitta back per farle, impolverati alla polvere dei loro piedi. Ora, attenzione, dal loro esempio. Sì, no, non solo dal loro esempio, ma anche devo imparare con umiltà, ok? Il polvere, che è la polvere dei loro piedi, vuol dire imparare con umiltà, vuol dire imparare abbassando un po' il proprio ego, questo è il problema. Attenzione, in realtà abbassare un po' il proprio ego è fondamentale per imparare in generale, indipendentemente dal ramen. Allora, per prima cosa devo mettermi nella condizione di pensare che da quel ramen io posso imparare. Guardate che non è così scontata la faccenda, ok? Non è così scontata, ma so più di lui. Ma cosa vuoi che mi insegni? Ok? Ce ne sono varie possibilità. Ora, attenzione, quello che ci viene chiesto è di avere l'umiltà di capire che da una persona posso imparare. Uno, posso imparare da chiunque, ma non solo posso imparare da chiunque. Il problema è grosso. Siamo un analfabeta e penso di poter imparare da chiunque, questo non ci vuole molto, insomma, diciamo così, sono un analfabeta, imparo da chiunque, vabbè, certo imparo da chiunque, non so niente, quindi imparo da chiunque, certamente.
Il problema è quando non sono l'alfabeto, ok? Il problema nasce quando sono una persona colta, una persona che ha studiato. Allora, il problema di imparare da chiunque in quel caso è molto grosso. Perché è molto grosso? Per vari motivi in realtà. Uno, un piccolo problemino dietro, so, e quindi cosa vuoi che mi insegni? Lui sarà pure un haham, però io lo sono altrettanto, o più o meno. Non è vero, vorrei che fosse chiaro, non è vero, perché in realtà poi, in realtà, il fatto è che ammettiamo che siamo, che i due sono due hahamim allo stesso livello, questo non significa che uno non può separare dall'altro, non significa affatto questo, non è affatto detto che uno non può separare dall'altro. Non so, c'è anche un altro problema da imparare. Nell'imparare c'è un problema in molti casi c'è un problema di linguaggio. Di linguaggio. Cioè, io sono abituato a studiare in un certo modo. Arriva uno che studia in un altro modo. Ho delle difficoltà. Devo superare degli ostacoli miei nell'imparare da questa persona. Perché non mi piace, ok. Però non mi piace, non significa che non posso imparare. In realtà non è vero che non posso imparare, anche se, d'accordo, io sono abituato a studiare in un altro modo. Sono abituato a un altro tipo di studio. E il problema è che a volte devo cambiare. A volte, per imparare, a volte, non devo innamorarmi del mio modo di studiare e devo riuscire a cambiare il modo di studiare. Cosa non semplice, lo dice un grandissimo, che è Ben Asai. Ben Asai è stato forse, che uno non modesto, dice di se stesso che di essere il più grande Chacham di Israel se non ci fosse Rabbi Akiva. Non è uno modesto, è uno che ha molta coscienza di essere un grande, però un giorno Ben Asai sente una cosa detta da Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael è la scuola esattamente opposta a quella di Rabbi Akiva. Ben Asai ha studiato con Rabbi Akiva, ha studiato, cioè non è soltanto studiato con Rabbi Akiva, ha studiato con la scuola di Rabbi Akiva, col modo di interpretare di Rabbi Akiva. Ishmael e Rabbi Akiva si contrappongono in moltissime cose, ok? A un certo punto sento una cosa straordinaria da Rabbi Ishmael e Ben Asai dice: peccato, non ho mai studiato con Rabbi Ishmael. ho perso qualcosa, visto che anche appunto non è modestissimo, dice, e il mondo ha perso qualcosa, cioè, io non ho studiato con Rabbi Ishmael. È verissimo però, perché non sarà modesto, ma è verissimo, certo che il mondo ha perso qualcosa, ok? Perché quello che poteva imparare Ben Asai da Rabbi Ishmael non è quello che noi impariamo da Rabbi Ishmael, ok? Però questo è un ostacolo grosso, attenzione. Studiare secondo una scuola, secondo un modo di studiare, molto spesso mi impedisce di studiare in un altro modo, mi rende molto difficile, ci vuole molta umiltà nel riuscire a studiare in un altro modo, nel riuscire a capire che si può studiare in un altro modo. E questo è complicato, questo è assolutamente complicato. Però se si riesce a farlo, se tutto questo si riesce a fare, questo è stato un problema per tutti, i razionalisti non riuscivano a studiare con i non razionalisti, questo è stato un problema. Faccio un esempio, sì. Una cosa che mi è capitata qualche tempo fa, diciamo così. Va bene. Perché ho parlato dell'atteggiamento che c'era nel... Rischio di riferimento a persona, no? Questo è il discorso. Diciamo questo però, per esempio, parlo di esperienza personale. Secondo me c'era, per esempio, nell'ebraismo italiano, c'è stato per molti anni un atteggiamento sbagliato nei confronti del Midrash. Okay, nei confronti dello studio del Midrash c'è stato un atteggiamento
di quasi sprezzante nel confronto di questa arte, che derivava da una cultura razionalistica, soprattutto ottocentesca, che ha portato a questo atteggiamento di questo tipo. Scusa, non ho capito l'atteggiamento. Atteggiamento di poca importanza data allo studio del Midrash. Del Midrash. Ora, questo atteggiamento secondo me ha fatto dei danni, nel senso che ha portato a non studiare, non dico neanche a non studiarlo, non studiarlo bene, a studiarlo male. Quando io studio qualcosa con l'atteggiamento di sufficienza, in realtà poi non studio. Perché se io non sono convinto che quello che sto studiando è importante, fondamentale, eccetera, eccetera, io non lo studio veramente, non riesco veramente a studiarlo. Io devo avere quella che si chiama irata gomemut, il timore dell'altezza, cioè io mi devo rendere conto di essere davanti a qualcosa di grandioso. E Ramchal dice che questo è il timore di cui noi abbiamo bisogno, è il timore dell'altezza, noi abbiamo bisogno del timore dell'altezza, abbiamo bisogno di essere coscienti della nostra piccolezza davanti alla grandezza di quello che abbiamo davanti, però nello stesso tempo dobbiamo anche essere felici del fatto che però con questa cosa le possiamo fare, le possiamo studiare, che nonostante questo, nonostante la nostra piccolezza, però in realtà possiamo studiare la Torah, e questo ci deve rendere felici. E questo è il Gilubi Rabba, e questo è il gioire con tremore. Da una parte gioire, perché comunque io posso studiare la Torah, e questo è grandioso, dall'altra parte con tremore, dall'altra parte io mi rendo conto della mia piccolezza rispetto alla grandezza della Torah, però la grandezza della Torah la posso raggiungere, questa è la cosa straordinaria. Ok, un'ultima cosa sul gioire con tremore, la cosa che dice Chaim di Volozhin. Heidi Roger dice, citando un famoso passo del Talmud, che in realtà quando noi studiamo Torah in questo modo, con tremore, abbiamo un compagno di studi, ed è Kadosh Baruch Hu. Ed è Dio che studia insieme a noi. Cioè, quello che noi studiamo, in realtà poi Dio lo studia insieme a noi. E questo è quello che ci dovrebbe dare, da una parte il timore, dall'altra la gioia. Okay. Bene, passo a un'altra cosa, a un altro Midrash che riguarda il momento del Matan Torah. È un Midrash stranissimo. Ve lo leggo. Allora, Midrash lo troviamo nella Mechiltà, che dice questo. Kolam roim et hakolot, c'è scritto, tutto il popolo vide le voci, me magid shelo ayu bahem sumin. Da questo ci insegna che non c'erano fra loro ciechi. Perché? Non c'erano perché? Tra loro perché vedono, ciechi. Vedono. Tutto il popolo vede ciechi. Da cuore si impara che non c'erano muti, perché c'è scritto, vai a Nukolam e rispose tutto il popolo, quando dicono a Sevenishma. E da dove si impara che non c'erano sordi, perché c'è scritto, vai a Nukolam a Sevenishma, perché disse tutto il popolo dice faremo e ascolteremo, se ascolto vuol dire che non sono sordi. E da dove che non c'erano zoppi, perché c'è scritto erano fermi betachtitar, guardate, se zoppicava stare fermi sotto il monte. Ok, e da dove si impara che non c'erano stupidi? Perché c'è scritto a ta oret alavato, tu mi hai insegnato per sapere, questo vuol dire che bravo, sono in grado di imparare, che sono in grado di sapere. Bene. È un Midrash veramente strano. Cosa c'entra questo con Matan Torah? Cosa c'entra il fatto che questi sono, che non sono ciechi, sono perfetti, sono fisicamente perfetti. Perché devono essere fisicamente perfetti per ricevere la Torah? Che cosa cambia il fatto che lo siano o non lo siano? Cosa cambia la Torah? È qualcosa che devo
a prendere col cervello, ok, questo è il problema, col cuore, con i sentimenti. Perché questa roba qui? Perché questa insistenza su vari elementi che teoricamente sembrano veramente superficiali, sembrano uno di quei midrashim che insomma si attacca a tutto, si attacca insomma alle parole per dire fuori cose. In realtà le cose sono più complicate di quel che sembrano. Allora, provo a spiegarvelo attraverso un altro midrash. L'altro midrash riguarda la signora Brugia. Brugia, che abbiamo già incontrato altre volte, se non ricordo male. Sì. Sì, Talmuzzi, ma altre volte qui non mi ricordo. Pure qui. Sì. Allora, chi è Brugia? Brugia è un personaggio in realtà tragico, però non parliamo della tragedia, parliamo di cose divertenti. Brugia è la moglie di Rabbi Meir. Di Rabbi? Meir. Meir. Di Rabbi Meir. Ah, Meir, scusi. La moglie di Rabbi Meir, che però ha una caratteristica, nel Talmud ci porta una serie di discussioni fra lei e Rabbi Meir in cui ha ragione lei. Attenzione, non discussioni sull'andamento della famiglia. Discussione di Torah, ok? Discussione di Torah in cui Brugia discute con suo marito e alla fine ragione lei. Rabbi Meir non è esattamente uno qualsiasi, vorrei che fosse chiara, uno dei grandissimi. Brugia è questo, personaggino, quindi insomma, è l'esempio di donna sapiente per eccellenza nella tradizione ebraica, è veramente la donna per eccellenza sapiente. È la figlia di un altro grande di Haina ben Teradion, assiste alla morte del padre, assiste alla morte tragica del padre. Comunque, lui è anche un personaggino con un carattere non facile, diciamo così. Okay. Uno degli episodi raccontati di lui è il seguente. Un giorno passa per il Beit HaMidrash e vede un povero ragazzo che sta studiando tranquillamente Torah. Sta studiando, lo guarda e gli dà un calcio. Ok. E gli dice questa frase. E dice, non si studia così. Tu sei troppo tranquillo mentre studi. Sei troppo fermo, non si studia stando fermo. Bisogna muoversi quando si studia. Perché? È riuscito un verso. Il verso è un verso di Shmuel Beth che dice questo. Auha bakol ushmura. Che la Torah è... Come si può dire? Auha è preparata, approntata in tutto. È conservata. E gli dice, sai cosa vuol dire questo verso? Vuol dire questo. Quando è che la Torah è conservata? Quando è che la Torah si conserva? Quando è mescolata con tutto. Cioè, deve essere mescolata con tutto se stesso. Deve riuscire a mescolare la Torah, a riuscire a mettere la Torah insieme a tutto te stesso. Non basta la testa. E non basta neanche il cuore, devi metterci tutto, devi metterci le mani, devi metterci i piedi, devi metterci tutto. Devi riuscire a farla penetrare dappertutto. E quindi tu non puoi stare fermo nel studio di storia, devi riuscire a far penetrare la parola dappertutto. Allora, questo è probabilmente, questo midrash su Brugia, è probabilmente la spiegazione del midrash sui cerchi, sordi, muti, eccetera, eccetera. Sì, sì. Il problema è questo, la Torah è qualcosa che deve avere in qualche modo a che fare con tutti i nostri sensi, questa è l'idea. Noi, la mattina, diciamo la Birkat HaTorah, la Berakha sulla Torah. La Berakha sulla Torah
in realtà non è una bracha, sono tre. Sono tre brachot. Una di queste tre brachot, in realtà brachot noi diciamo questo: Ve'arev na Hashem Elokei divrei Torah techa befino. E rendi piacevole, Signore nostro Dio, la parola della tua Torah nella nostra bocca. Rendicele piacevole. Ora, che vuol dire piacevole? Che vuol dire che una cosa è piacevole? Quando è che una cosa è piacevole? Ok, adesso vi dico un altro midrash. L'altro midrash è il seguente. Sempre un midrash sulla creazione, midrash anche questo si basa su versi, che dice questo, che nel momento in cui viene data la Torah, il mondo si riempie di profumo, ok? È completamente pieno, completamente intriso di profumo. Al primo dei comandamenti il mondo è intriso di profumo. Al secondo comandamento, di nuovo deve essere intriso di profumo, deve cambiare profumo. Il problema è questo, se è intriso di profumo come fa a cambiare profumo? Perché se tutto il profumo riempie tutto, come fai? A questo punto è scritto che viene mandato un vento che toglie il primo profumo e arriva al secondo profumo. Bene, che vuol dire una cosa del genere? Che cos'è il profumo? Il profumo è un esempio di cosa piacevole, qualcosa che penetra. Ma che cos'è piacevole? Allora, la parola ebraica per indicare la piacevolezza è la parola arev. Arev viene, forse vi suona come parola simile, è la stessa radice di erev, che vuol dire sera. Che cos'è la sera? Cos'è la sera? Perché la sera si chiama così? Allora, la parola, la radice di questa parola, la radice sia della parola erev che della parola erev, è la mescolanza, il mescolare. Ok. Che cos'è la sera? È non la notte, la sera è un miscuglio di giorno e notte. Ok? Questo è il motivo per cui erev si chiama erev. Che cos'è una cosa piacevole? È una cosa che si mescola, è un buon miscuglio, questa è una cosa piacevole. Se io ho un cibo piacevole, che cos'è? È un cibo in cui riesco a mettere insieme dei vari ingredienti e renderli piacevoli. Se il miscuglio è buono, se non è buono, è terribile. Quando però se io prendo un cibo senza aggiungere niente, in realtà in un momento non è piacevole. Un cibo preso per se stesso, senza aggiungere niente, il cibo da solo è piacevole, ciò che lo rende piacevole è il miscuglio. Allora, che cos'è? Quando è che la Torah è piacevole? Quando la Torah si mescola con noi, quando la Torah riesce a mescolarsi con noi, quando la Torah riesce a diventare parte integrante di noi. E in questo senso, e vanno in questo senso tutte e due i Midrashim, sia quello sul profumo, sia quello sui ciechi, muti, sordi, eccetera, eccetera. Questo significa che in realtà noi abbiamo anche un problema di come studiare. Ora, la piacevolezza dello studio è un elemento fondamentale per poter studiare, se è ben chiaro. Perché se una cosa non è piacevole, non riusciamo a studiare, molto semplicemente non riusciamo a studiare. Il problema è come si riesca a rendere le cose piacevoli, questo è il problema grosso. Non è affatto facile in realtà. Molto spesso la soluzione sembra essere quella dello studiare sempre le cose che ci piacciono. Posso dire una cosa? Che le cose che ci piacciono a un certo punto ci stufano. Non a me stufano a un certo punto. A un certo punto, anche vero, okay, studio quell'argomento, basta, studio solo quell'argomento.
Non è vero, perché alla fine mi stufo anche di quell'argomento. Forse ripeto, ok, vabbè, la prima volta mi piace, la terza volta basta, ok, cambiamo, facciamo qualcos'altro. Ok? In realtà non è una soluzione, in realtà gli argomenti in sé non sono una soluzione. Il problema molto spesso è l'atteggiamento. Certamente l'argomento conta, l'argomento conta. Mi ricordo una volta studiavamo... Novantina anni fa studiavo Gemara con Rav Beninoff, gli chiedemmo di studiare Sanedrin. E lui disse, ma perché voglio studiare Sanedrin? In realtà non è quello che normalmente si studia, quello che si viene a ricevere, normalmente non è Sanedrin. Poi a un certo punto si interruppe e disse, ma comunque se volete studiare Sanedrin, si studia Sanedrin. Si studia Sanedrin perché volete studiarlo, perché vi piace studiarlo, vuol dire che volete studiare quello, punto e basta. E questo in realtà è anche questo, certamente è anche questo, ma non è soltanto questo in realtà, perché poi magari io scelgo un argomento perché mi sembra particolarmente interessante e poi a un certo punto mi interessa meno. E a volte un argomento che apparentemente è meno interessante poi diventa interessante. È difficile decidere che cosa in realtà. In realtà è difficile decidere che cosa, però quello che è certo è quello che è necessario un certo tipo di atteggiamento. Da una parte un atteggiamento di umiltà, per cui tento di imparare, per cui mi metto nella condizione di ascoltare e di vedere che cosa posso imparare da un argomento come da un altro argomento, eccetera, eccetera. Secondo, provare a partecipare, provare a fare di quello che sto facendo qualcosa che non è soltanto che rimango lì a sentire, per vedere, vediamo un po' se riesce. C'è un atteggiamento classico che è quello verso i comici, che è quello del fammi ridere. Okay. Fammi ridere in genere non ti fa mai ridere, perché se ti mettono del fammi ridere non rido, normalmente non rido. Dovrebbe essere che ascolto, vediamo, magari poi sarà divertente, alcune cose saranno divertenti, altre non saranno divertenti. Però devo mettermi un atteggiamento di ascolto, perché se no non mi fa ridere niente, ok? Non c'è niente che mi fa ridere se mi metto nella condizione di dire ok, vabbè, che stupidaggine, va bene, soprattutto la comicità, è molto facile smontare la comicità in realtà, non è quello più semplice, se voglio smontare la smonto. Atteggiamento adesso è un atteggiamento un po' più rilassato da una parte, vabbè, guarda, la tra che non è la comicità, è l'atteggiamento partecipato, questo è l'atteggiamento. Ultima cosa, chiudiamo questa parte, mettiamo un punto su questa parte qui, è questa. Questa storia del profumo che poi viene spazzato via dal vento e arriva un altro profumo. C'è un passo del Talmud che racconta di un tizio che fa una domanda a Rabbi Yehuda Hanasi. Mi fa una domanda di qualcosa e lo strigliano, lo rimproverano aspramente. Questo vuole fare la domanda e poi aspramente. Perché gli dicono, quando Rabbi sta studiando un argomento, tu non puoi fargli una domanda su un altro argomento. Non gliela puoi fare. Perché? Perché non puoi fare la domanda su un altro argomento? Perché il problema è questo. Che cosa vuol dire studiare? Per capire Udana sì, non per noi. Ma per capire una sé che cosa significa studiare? Studiare significa essere completamente dentro quello che sta studiando. Nel momento in cui è completamente dentro quello che sta studiando, non riesce a pensare ad altro, non riesce a passare a qualcos'altro. È completamente certo. Lo studio è questo, lo studio è vero di Torah, lo studio in cui sono veramente concentrato completamente su un testo, su un argomento. A quel punto veramente io non posso passare ad un altro argomento. E se passo ad un altro argomento rischio di sbagliare, rischio di dire una cosa per un'altra, perché non riesco a staccarmi da quello che sto studiando. E questo è probabilmente il Midrash sui profumi. Qual è il profumo? Il profumo riempie il mondo, perché nel momento in cui sono concentrato sul primo comandamento, sono concentrato solo sul primo comandamento, non vedo nient'altro. A quel punto c'è bisogno di un vento che spazzi via quel profumo, perché io possa
perché io possa concentrarmi sul secondo comandamento. Se no non ci riesco, se no in realtà rimarrò concentrato solo su quello e quindi ho bisogno della cosa. E questo è lo studio come dovrebbe essere. Lo studio come dovrebbe essere questo, qualcosa che in quel momento non c'è nient'altro. Non c'è nient'altro, c'è soltanto quello e non riesco a vedere nient'altro. Va bene? Grazie.